Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi video inedito di Pescara Cittadella, il giorno dopo perché ho dovuto sbollire l'incazzatura di ieri della partita, ho dovuto calmarmi un attimo e riflettere a mente fredda, perché ieri abbiamo subito la prima sconfitta in campionato e questo non mi sorprende perché prima o poi doveva accadere. Non mi aspettavo accadesse ieri in quel modo, però la partita è stata giocata male, nel senso che il Cittadella ha trovato le giuste contromisure al nostro gioco, non ci hanno fatto giocare in campo se non per i primi 10-15 minuti, dove il Pescara effettivamente a inizio partita ha dominato, pressava alto, recupero palla, ripartenza subito in velocità sugli esterni, Marras tante volte insieme a Balzano lì sulla destra è andato al cross, siamo stati pericolosi con un tiro di Mancuso che ha preso palla al limite dell'area, ha rientrato e di destro la calcia dal lato, un'altra azione in profondità sempre con Mancuso lanciato a rete, anticipato di poco dal portiere, però dopo quelle due occasioni il Pescara si è spento perché il Cittadella è riuscito a trovare le misure, come si dice a noi, non ci hanno permesso più di giocare, hanno incominciato anche loro a pressarci alti, recupero palla, abbiamo sbagliato, ci siamo innervositi su tanti falli, direi, di loro che l'arbitro non fischiava o non puniva con le sanzioni giuste, gli ammoniti doveva ammonire alcune persone che non sono state ammonite. Da qui il Pescara si è innervosito perché non riusciva a giocare e imporre il suo gioco, perché l'arbitro ci ha messo del suo e il Cittadella ha preso il sopravvento, è stato pericoloso più volte fino a quando poi nel secondo tempo azione pericolosa del Pescara, Memuscià al limite dell'area, cioè aveva il passaggio libero sulla sinistra per Mancuso, invece di passare il pallone però ha deciso di in pratica di fare tutto da solo, perdiamo il pallone stupidamente, contropiede Cittadella e loro ci fanno gol sulla ripartenza. La partita è finita lì, è inutile girarci intorno perché poi loro hanno incominciato a fare falli su falli, perdita di tempo con giocatori ripetutamente a terra e noi non siamo riusciti più a creare un cazzo di niente, vuoi per il nervosismo, vuoi per loro che spezzavano sempre il gioco, vuoi per l'arbitro che comunque ha continuato sempre, e dico sempre, a metterci i bastoni fra le ruote. Alcune scelte di Pillon sono state sbagliate, a partita finita lo possiamo dire, lo ha ammesso anche lui tranquillamente in conferenza stampa, ho sbagliato qualcosina anch'io. Soprattutto secondo me passare dal 4-3-3 ti sei incaponito per giocare centralmente spostando Brugman come mezzala, come mezzapunta, come il numero 10, hai fatto un 4-3-1-2 inserendo Palazzi che stava all'esordio dopo l'infortunio, ritornava in campo, quindi il ragazzo, vabbè, fa piacere rivedere Palazzi in campo. Però questa mossa non ha fatto altro che favorire secondo me il Cittadella, perché loro veramente hanno fatto un muro, avevano tre difensori centrali che erano dei Sant'Antoni e non facevano passare un pallone e quindi noi siamo andati a imbottigliare, ci siamo andati a chiudere nel loro gioco e secondo me abbiamo sbagliato, perché invece dovevamo giocare più sulle ali, quando attaccavamo sulle fasce eravamo più pericolosi. Detto ciò, comunque nulla toglie che l'arbitro, lo voglio ripetere, ci ha messo veramente del suo e secondo me in Serie B non si possono fare certi arbitraggi, cioè se tu Pescara riparti in contropiede con Mancuso lanciato a rete e il giocatore avversario tocca il pallone con la mano e interrompe il gioco, l'arbitro fischia punizione e ammonizione tutta la vita. L'arbitro non lo ammonisce, del grosso parte, in pratica protesta con l'arbitro, l'arbitro che fa? Ammonisce il grosso. Dopo un minuto di smadonnamenti da parte di tutto lo stadio, l'arbitro prende e va a ammonire il giocatore che ha commesso il fallo di mano. Allora, se questa non è una presa per culo, secondo me poco ci manca. Quindi dobbiamo essere anche onesti nel capire che l'arbitro ci ha messo tanto del suo per
per innervosirci. Noi stupidamente ci siamo innervositi e il patatrack ieri è finito. In pratica non ci sta nient'altro da aggiungere, non ci sta nient'altro da dire. L'unica cosa, adesso vediamo veramente se siamo una grande squadra, se possiamo ambire alle zone alte della classifica, oppure se dobbiamo ancora crescere, perché raga, ieri abbiamo subito una battuta d'arresto in casa, è la prima. Adesso se siamo una grande squadra, archiviamo questa partita, testa bassa, pensiamo subito al Cosenza, che sarà una partita tosta. Non pensiamo che andiamo lì a dominare, perché il Cosenza è veramente una squadra ostica, anche se è una delle squadre più deboli secondo me del campionato, però non è mai facile andare a giocare in quei campi, quindi dobbiamo essere veramente umili, concentrati, incazzati, perché ci sta che siamo incazzati e dobbiamo andare a fare la nostra partita. Speriamo che la squadra reagisca bene e non male, perché secondo me un altro risultato negativo a Cosenza potrebbe in qualche modo minare le certezze che fino ad ora avevamo acquisito con il passare delle giornate. Detto ciò, non c'è da criticare i ragazzi assolutamente, perché ieri si sono impegnati, non ci sono riusciti. Purtroppo ogni tanto bisogna dare anche a Cesare quel che è di Cesare. Secondo me il CTL è una buona squadra, il loro mister è bravissimo, li fa giocare bene, perché se ci fate caso ieri il CTL non si è venuto a chiudere e a non fare la partita, il CTL si è venuto a giocare la partita. Dopo i primi 10 minuti che sono andati in palese difficoltà, se la sono giocata, non si sono chiusi, hanno cercato loro di fare la partita, ci hanno dominato a centrocampo. In pratica non sono venuti a fare la classica partita della squadra che viene a Pescara, si difende a spada tratta e si chiude senza giocarsela. Quindi la partita è stata bella perché era stata molto aperta, e quindi onore al Cittadella, che è veramente secondo me la squadra che ci ha messo più in difficoltà e che ha giocato meglio qui allo Stadio Adriatico. Quindi non dobbiamo far drammi, abbiamo perso una partita secondo me anche meritatamente, perché effettivamente non abbiamo creato nulla se non quelle prime occasioni all'inizio partita. C'è da rammaricarsi perché potevamo pareggiarla. Come ha detto Pillon, la partita forse non si poteva vincere, però non dovevamo perderla. E io sono sicuro che se non beccavamo quel gol così stupidamente, la partita non la perdavamo, perché il Cittadella poi non si sarebbe chiuso come si è chiuso, non avrebbe continuato a fare falli su falli come invece ha fatto, e noi non ci saremmo incaponiti e intestarditi con quelle decisioni arbitrali e con quel tipo di gioco che ci ha noi sfavorevole. Detto ciò, ripeto, raga, testa al Cosenza, pensiamo veramente alla prossima partita, archiviamo questa NGP in semi Q, perché se no stiamo sempre a roderci il fegato. Siamo sempre la capolista, siamo sempre primi in classifica, il divario ora è di un punto, il Verona ieri ha vinto, come al solito, a culo, diciamolo. Occhio al Brescia che sta risalendo la classifica, come vi avevo detto io inizio campionato, e vi ricordo sempre, andate a vedere il video dove ho fatto secondo me la probabile classifica finale della Serie B. Cosa dicevo del Brescia, che secondo me è una buona squadra che arrivava fra le prime 8 e l'unico mio dubbio era il mister. Quindi piano piano i valori stanno uscendo, come vedete, quindi non c'è nulla di nuovo. Siamo uniti, siamo compatti, stiamo vicini a questa squadra che quest'anno comunque sia ci sta facendo divertire. E quindi sempre forza Pescara, io vi saluto, ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, non scordatevi, iscrivetevi qui sotto al canale, c'è il pulsante iscrivetevi, attivate la campanella, se volete, avete piacere, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Pescaresi Convinti, siamo 1200 cuori biancazzurri oramai, c'è la mia pagina Facebook 1936 solo io, vi lascio anche il mio Instagram qui sotto, e se volete commentate nei commenti. Un saluto, sempre forza Pescara, ciao a tutti.